cose, grandi cose dalla vita, vediamo se queste cose avranno un seguito. Salite pure tutti, che il palco è caduto solo una volta, è crollato. Sì. Sappiamo che dovete anche cantarci una canzone tutti insieme. C'è una voce guida a cui dare il microfono o no? Tutti dai 12 ai 17 anni. Tu quanti anni hai, per esempio? Esatto, si passa davanti. Hai 15 anni, cosa sì. Fai? Studio? Cosa studi? Studio al liceo. Sei soddisfatto la tua vita? Cominci ad avere un po' di crisi? No, sono abbastanza soddisfatto. Non ti do ancora la mia Mirza, però. Aspetta un attimo. Cos'è fino adesso la cosa più bella della tua vita, invece quella che ti ha amareggiato di più? Beh, amareggiato ce n'è, cioè, non ci penso molto, sinceramente. Per la c'è qualcosa che ti ha deluso? Beh, aver perso il mio maglione oggi, in realtà, per quelli che sono qui, è vero, era un maglione che mi aveva regalato mia madre, appena arriva a casa mi fa la pelle, e allora sì che ti potrò dare la mia vita. Una cosa non grave, la cosa più bella che ti è successa invece fino adesso? Entrare in radio immaginaria. Entrare in radio immaginaria. Aspetta, la tua esperienza amorosa a parte, tu hai già una fidanzatina, fidanzato? Ma no, ma 15 anni sì, quindi... No. Boh, 15 anni si cominciano a fare le esperienze, cioè si cerca di ambientarsi. Ma ci stanno le tue coetanee a cercare sempre quelli più grandi e tu... È un problema che affligge tutti, secondo me. Tu sai che ci sarà sempre qualcuno che starà con quelli più grandi. Quando avrai 50 anni ci sarà il tuo coetaneo che cercherà quelli di 80. Esatto. Quindi devi rinunciare fin da ora a avere una fidanzata per sempre, volevo darti questa notizia. Va bene, c'è qualcuno di voi che ha avuto delle... Tutti giovani, tu quanti anni hai? 11 anni. 11 anni, hai avuto qualche delusione nella vita? No, cioè finora no, a parte brutti voti a scuola. La cosa più bella che ti è successa in questi tuoi 11 anni di vita? Beh... una vita amara fino adesso. Entrare in radio. Ah, entrare in radio anche per te. C'è qualcuno che può raccontare, che dici io ho avuto una cosa, lui che è un po' più grande, vabbè, tu sei grande. Tu come ti chiami? Adele, quanti anni hai? 15. 15 anche tu. Cosa apprezzi di questa tua età? Non so, la gioia che si prova, il fatto di poter... Cos'è che si prova a 15 anni? Bello, dici, cazzo, 15 anni, la mia vita è bella perché... Ci si sente... Come, un po'... liberi e poi come se potessimo conquistare il mondo. Cioè... Tu sai che questa cosa non succederà proprio. Sì. No, magari poi succede, ma sono casi rari, ci sono tante delusioni. Tu cosa vorresti fare poi nella vita di bello, sul tuo sogno... per poterti realizzare? Non ho idea, non lo so, cioè come dal punto di vista lavorativo non lo so, credo di andare a vivere in montagna. Perché? Questa cosa perché ti piace il freddo? No. Sì. Sì, no vabbè, sì, sono una persona fredda dentro. Ah, preferisci vivere in montagna? No, non è così. Va bene. Lui invece che è uno che si vede piace molto alle ragazze perché è alto, attiva, si vede la femmina. Tu hai già numerose ammiratrici oppure... No, io sono umile. Sì, sei umile però cerchi di avere degli approcci. No, quello lì come tutti i maschi. Tu hai riscontro? No, non in radio. No, dico proprio come ragazzo. Quanti anni hai? 16, 17? 17. 17, hai un riscontro? Ne ho 18. 18? Sei già fuori da... Sì, sono nel re. Cosa sei, un po' un rapper tu, da come ti muovi? Mezzo. Mezzo. Ci fai una cosa di rap prima di... Ah, guarda, c'ho anche i miei soci qua. Fateci sentire un piccolo... Ah, sentiamo due microfoni, abbiamo due. E due non ne abbiamo, loro ne tengono uno, tu ne tieni uno. Va bene, intanto a tutti buongiorno, non dico buonasera, sicuramente vi fa ridere più di maniera. E questa è la luce. Ma dobbiamo farlo veramente? Sì. Bene. No. Oh, ok. Da improvviso non vi guardo in viso perché sennò mi imbarazzo con l'intrallazzo fra. Non posso dire parolacce, quindi butto via queste cartacce e poi.
immaginari, a 15 anni tutti a farsi le seghe mentali. E te lo dico, vado sopra ogni 4/4, andiamo in diretta su Radio 24. Frustrante invece fare pum 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 in italiano. Lo scandisco. Ma tu scandisci, sei la base ritmica. Contrabbasso, la base ritmica. Va bene, io direi che possiamo sentire la vostra canzone, quella della radio, Radio Immaginario. Quella della radio? Sì. Quella lì. Va bene. Chi la canta? Chi fa la voce di là? Siete in sette, ce la fate con due microfoni? Sei, non è già andato. Ne avevamo dato un altro, ma non se lo suona che quanto. Questa gente. No, non lo so. Era un po'. Ah, ha un titolo questa canzone che hai cantato? I microfoni ce li abbiamo oppure?